in collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Bicigrid Faedo, Patrick Bike, Assicurazioni Generali Agenzia Generale di Cless, Garmin Tax, Bemer Italia. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? Sesta puntata di Biciclissima. Siamo al velodromo di Mori. Ciao Rossella. Allora, siamo qui perché? Perché la vedete girare. Siamo qui in attesa del fenomeno del ciclismo mondiale femminile. Letizia Paternoster si sta allenando. Si sta allenando in sicurezza, come io e Rossella, naturalmente negli impianti sportivi, viste le disposizioni, bisogna mantenere le distanze, ci vuole la mascherina, anche perché naturalmente solo gli atleti che si stanno allenando non hanno bisogno, non devono portare la mascherina. Noi facciamo le cose fatte bene e intanto vediamo che arriva Letizia Paternoster. Letizia, ciao Letizia, ciao ciao. Ciao a tutti. Come stai prima di tutto? Ti abbiamo disturbato durante l'allenamento? No, non mi avete, voi non disturbate mai. Dovete sapere che Letizia, oltre che essere un atleta veramente con la A maiuscola, è anche una bella ragazza, si può dire? Si può dire sì che è una bella ragazza, ma è soprattutto molto educata e molto gentile. Io prima, dietro le quinte, le ho detto: ho rivisto la tua volata quando hai vinto il campionato europeo e ho detto: hai fatto una volata veramente bella, perché stavano recuperando, tu hai avuto il cambio di marcia, un cambio di marcia riuscendo poi a tagliare il traguardo alzando anche una mano, hai visto? Un braccio hai alzato. No, ricordo averli alzati entrambi, però... Prima il destro, ho visto. Ah, prima il destro. No, dai, è stata una bella giornata, sicuramente la porterò sempre con me e saranno ricordi bellissimi che avrò per sempre, ecco. Letizia, poi cedo naturalmente il microfono a Rossella, alla mia partner in questa stagione 2020, che si sta dimostrando bravissima, non ha neanche bisogno di fare rodaggio, di allenamento, di riscaldarsi. Stanno arrivando dei feedback, che vuol dire delle sensibilità da parte dell'opinione pubblica, dicono che sei veramente brava, sai Rossella? Ecco, allora, Letizia, naturalmente poi vorremmo sapere anche che tipo di allenamento stai facendo, hai fatto 2 mesi, rulli, e ci dai un'anticipazione, cosa stai facendo? Sì, oggi avevo da fare 3 ore e con dei lavori che il mio preparatore Dario Broccardo mi dà e mi dà ogni giorno, giorno per giorno, valutando come sto e comunque tenendo sempre presente degli obiettivi che abbiamo in questa stagione. Abbiamo qui anche Dario Broccardo, che poi sentiremo naturalmente presidente della Federazione Ciclistica Italiana Comitato di Trento, nonché un grande allenatore. Allora io cedo il microfono a Rossella, che ne sa molto più di me di pista, naturalmente anche di ciclismo femminile. Grazie con noi oggi. E prima parlavo appunto Gabriele di come è passata la tua quarantena e durante questo periodo voi atleti avete avuto anche la notizia che le Olimpiadi sono state rimandate di un anno. Ecco, per te che era il tuo obiettivo principale, com'è stata questa notizia? Sì, ciao Rossella, innanzitutto è bellissimo essere qua, essere intervistata da Rossella, che ricorderò sempre fin da piccolina, era una ragazza che ho sempre stimato tantissimo. Soprattutto, vabbè, a livello caratteriale ho avuto l'onore di poterla conoscere ed è una persona stupenda e poi a livello ciclistico è sempre stata un grande modello per me fin da piccolina quando aveva vinto il campionato del mondo e quindi è proprio bellissimo essere qua con lei oggi. Leti, dopo ti pago da bere. Va bene, riparliamo dopo. No, sì, comunque quando ho avuto la notizia diciamo che inizialmente è stata un po' una doccia fredda, ecco, perché comunque, sai, è sempre una grande emozione avere un obiettivo così grande, un sogno così grande alle porte, molto vicino, e quindi l'idea di averlo già entro qualche mese era una cosa bellissima.
ora che è stato posticipato comunque c'è questo grande sogno e la parte razionale ha iniziato comunque a ragionare, a pensare che va bene così, io avrò più tempo per prepararmi e speriamo di arrivarci ancora più pronta, ancora più forte di quello che potevo arrivarci quest'anno, ecco. Ecco, hai detto che appunto avrai più tempo a disposizione per prepararti e quali saranno gli aspetti su cui ti concentrerai di più per farti trovare ancora più preparata in vista di questo obiettivo che diciamo è il sogno di tanti atleti? Beh, sicuramente è una cosa che ancora magari non ho ancora ben in mente di cosa sia un'Olimpiade realmente, il parteciparvi. E comunque sicuramente a livello mentale, a livello fisico la forza in pista è fondamentale e soprattutto arrivarci il più tranquilla e il più tranquilla possibile, ecco. Ecco Letizia, noi ti abbiamo vista anche agli ultimi mondiali di Berlino in pista che hai dato del filo da torcere a ragazze che avevano anche 15 anni in più di te e questo dimostra appunto tutto il tuo valore, ma secondo te questa grande forza che hai deriva più da un aspetto mentale che riesci a essere competitiva con loro, quindi a colmare magari quelle lacune che un atleta con più esperienza di te potrebbe essere avvantaggiata, oppure proprio per la tua forza fisica, per il grande motore di cui sei dotata? No, allora diciamo che comunque essere al fianco di grandi atlete così per me è davvero una grande forza e un grande stimolo che mi danno e l'idea di poter essere là a competere insieme a queste grandissime atlete che ho sempre visto alla TV e mi dà proprio una forza enorme perché dico cavolo, proviamo a batterle, proviamo a cercare di essere là comunque a giocarmela fino in fondo con queste grandi atlete e appunto mi dà tanto stimolo. E poi vabbè io comunque fin da piccolissima sono sempre stata un'agonista nata e la competizione. Ragazzina o avere a fianco a me una donna di 40 anni è la stessa cosa, diciamo che sono molto focus su quello che sono io, su quello che devo fare al di là dell'atleta che ho al mio fianco. Allora, ho preso il microfono a Rosella perché dimostra di essere più brava di me, capito? Molto più brava di me. Allora, ci dai la descrizione perché poi voglio vederti, la vogliamo vedere un po' girare, vero, un pochino, magari a manetta. C'è la descrizione di questo velodromo, Letizia? Sì, questo velodromo è sempre stato, fin da piccolissima, un luogo dove sono sempre stata e dove ho fatto molte gare. Diciamo che è stata la mia prima pista e è dove sono cresciuta. È un velodromo di 500 metri, all'aperto, molto bello. Bisogna andare almeno a superare i 20 all'ora per non cadere sulle paraboliche, perché so che Rosella ci diceva che a Mosca, poi ce lo confermerà, è una verticale. A Mosca sì, è, oltre a essere larghissima è in piedi, quindi quando sei in cima se soffri di vertigini non ti consiglio di guardare giù. E comunque sì, devi andare più o meno sui 30 km orari, 25 km orari, ecco, per star su. Poi l'importante, come si sa, è avere sempre il pedale in spinta, quindi magari una persona più pesante e deve magari andare a una velocità un po' più alta e avere comunque sempre il pedale in tiro, ecco, per rimanere sul terreno. Ci fai vedere adesso magari due giri, qualche centinaia di metri, come si fa, come si pedala, soprattutto in cima alle paraboliche, ce lo fai vedere? Sì, ci provo. We'll be right back.
Allora, riprendiamo dal velodromo di Mori con Letizia Paternoster. Qual è il segreto per andare forte? Una domanda banalissima, l'ho chiesta nella mia attività ciclistica, l'ho chiesta a tutti e tutti mi hanno detto devi nascere forte, perché ci vuole metodo, ci vuole talento, però devi nascere con un motore, insomma questo voleva dire escludermi già in partenza. Ma no, allora sicuramente Dario potrà risponderti dopo molto meglio di me, però... L'ho chiesto anche a lui e non mi ha mai risposto. Non mi ha risposto, allora non saprei neanche io cosa dirti, però diciamo sicuramente un po' la natura ti aiuta tanto, ecco, quello sicuramente, poi comunque ci vuole allenamento e testa soprattutto. Dopo cedo il microfono a Rossella, però voglio sapere qual è la gara che è rimasta in mente, qual è la soddisfazione più grande che hai avuto, al di là magari dei successi. Ma penso la prima medaglia d'argento ai campionati del mondo con le donne elite in pista l'anno scorso dell'Omnium, insomma primo anno nella categoria massima e l'argento che è arrivato in una disciplina olimpica era molto inaspettato e è stata un'emozione grandissima per me. Ecco Letizia, sembra un po' che a te le cose vengano veramente semplici e naturali, il fatto di andare così forte fin da subito raccogliere tutti questi grandi risultati, ma è effettivamente così? No, non è assolutamente così, non è semplice e ci vuole comunque, come tu ben sai, tanto allenamento, tanto lavoro e comunque, vabbè. La fatica e i sacrifici, che poi non sono neanche sacrifici. A te quali sono quelle cose che magari ti pesano anche un po' di più per appunto raggiungere questi obiettivi? Beh, nella vita diciamo ci sono giornate e giornate, ci sono giornate più pesanti, giornate meno pesanti, ecco, magari quando c'è brutto tempo, arrivi da 3 giorni di carico e hai l'ultima giornata di fatica da fare, ecco. Grandi obiettivi che c'hai in testa, diventa tutto molto semplice da affrontare. Ecco. Ecco, adesso con te vorrei parlare un attimo di quello che è il ciclismo femminile in paragone a quello maschile. Secondo te c'è ancora questo divario fra questi due mondi oppure adesso pian piano secondo te anche una donna, un atleta può riuscire a vivere di ciclismo? No, allora c'è sicuramente del divario fra il ciclismo femminile e il ciclismo maschile, è una cosa che c'è sempre stata e c'è tuttora, è sicuramente più lieve il divario e una donna ad oggi può vivere di ciclismo, e purtroppo non tutte le donne, però se arrivi ad un certo livello riesci comunque a entrare anche in un corpo militare e quindi quello ti aiuta tantissimo e puoi davvero vivere di ciclismo. Ecco, e tu appunto oltre a gareggiare per il team Trek Segafredo, che è la squadra di Vincenzo Nibali tra l'altro, tu fai parte anche del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, quindi della polizia penitenziaria. Sei già stata in carcere? No. Per appunto a livello lavorativo parlo. Fortunatamente, no, allora sì, beh, in ufficio e così ci sono stata comunque per le carte, tutte le cose necessarie. Però ecco, non è sicuramente un mondo in cui voglio entrare subito, ecco. E mi sento molto fortunata, essere dentro questo corpo è stata una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto all'età di 18 anni quando sono entrata e quindi ti dà una grande sicurezza e capisci una volta entrata là che puoi davvero vivere di ciclismo. Ancora non ero in questi team, quindi in questo team che è un buonissimo team, un grandissimo team e ci dà tutto il necessario, quindi era una grande tranquillità, ecco. Siamo al velodromo, ma se tu dovessi consigliare adesso un itinerario che ti è rimasto in mente in maniera particolare sulle strade trentine, puoi dare un consiglio? Sono molto, diciamo, molto attenti alle indicazioni che diamo e li ringraziamo, i nostri ascoltatori che ci seguono Instagram, Facebook, non solo in TV. Un itinerario domani andate a fare questo giro, che giro consigli? Beh, diciamo che il Trentino è tutto bellissimo, quindi ci sono strade favolose ovunque. Sicuramente una strada che mi piace tantissimo e molto vicina a dove abito io
Arriva, sali da Tenno, la salita che va su da Deva, quella salita è bellissima, molto tranquilla, quindi non ha grandissime pendenze. E una volta arrivata a Tenno, fai il passo del ballino, scendi, sali al lago di Molveno e lì anche ci sono posti bellissimi. E poi decidi te se scendere giù dalla Rocchetta oppure scendere da Sarche, quindi questo giro qua. Fermarsi a mangiare per te. Ci lascia gli spazi, ecco. Ma mi piace molto lo spezzatino di cervo che fa mia mamma, quello devo dire che è uno dei piatti miei preferiti. Ti facciamo fare altri due giri perché vogliamo vedere a livello mentale. Ma così smaltisci lo spezzatino di cervo, ti facciamo fare due giri e poi ci proiettiamo nel tuo futuro agonistico, perché sappiamo, ne parleremo anche con Dario Rossella, che col 1° agosto si riparte le strade bianche, c'è questo accavallarsi, ma ne parleremo più diffusamente con Dario di Vuelta, Giro d'Italia, Fiandre, Roubaix, insomma ci vogliono squadre di 85 corridori per fare tutte, perché poi ne parleremo con Dario. Intanto vogliamo vederti adesso girare il gas, ok? Va benissimo. Torniamo con Letizia per parlare anche un po' della sua preparazione e di chi la segue. Appunto. A livello caratteriale, diciamo, non siamo tutti delle macchine, no? Quindi tutti noi abbiamo delle fragilità e abbiamo bisogno di una persona di cui ci fidiamo al 100%, che diciamo che per me Dario, oltre che essere il mio preparatore, perché è vero, mi allena, sa i miei valori, sa dove posso arrivare, dove è meglio fermarsi, e oltre tutto questo è un psicologo, non dico psicologo, però a livello mentale per me lui fa la differenza, ecco. Il sapere di averlo con me nella mia vita, nelle mie giornate, è una tranquillità che nient'altro mi può dare, ecco. E diciamo che mi fido davvero al 100% delle sue parole, e non è una cosa scontata, perché sai, magari un genitore sì, ti sta vicino, ti aiuta e è sempre pronto a sorreggerti, ad aiutarti, però non ti fidi così tanto di come ti puoi fidare tipo del tuo preparatore, come io per Dario. Se mia mamma mi dice no, stai tranquilla, però io lo so che lo dice magari perché vabbè, vuole farmi tornare su. Se invece Dario mi dice no, stai tranquilla,
e quindi è una persona fondamentale per me. Poi vabbè, sappiamo tutti la sua esperienza e quanto ne sa di questo sport, e quindi di quello non c'è neanche bisogno di parlarne, ecco. Però ecco, è stata una grande sorpresa, soprattutto a livello mentale per me. Certo, però questo diciamo un po' l'hai scoperto col tempo, pian piano, quando hai iniziato a lavorarci assieme. Però all'inizio cosa ti ha fatto andare da lui e appunto scegliere questa persona? Perché sappiamo benissimo che se magari il commissario tecnico te lo devi, cioè te lo ritrovi, perché quello è, invece il preparatore è proprio una persona che l'atleta sceglie. Sì, allora devo dire che è un po' magari stato anche il destino. Io chiaramente la sua esperienza, quello che ne sapeva, comunque è stato commissario tecnico anche delle donne in pista, ha preparato niente meno che la Belluti, e quindi io l'ho ricercato subito, dargli una persona come lui, e poi appunto la fortuna e il destino ha voluto che anche a livello caratteriale ci siamo scelti e abbiamo creato questo rapporto che è unico, ecco. Ecco, hai parlato un attimo fa di Antonella Belluti, che sappiamo è stata una grande del ciclismo femminile, e tu stai seguendo un po' le sue orme, perché tra l'altro fai la stessa disciplina che disputava anche Antonella. Tu l'hai mai conosciuta lei? No, non ho mai avuto modo di conoscerla, ma penso che sicuramente ci sarà anche modo di farlo. E, sì, oddio, lei è sempre stata una grandissima atleta, arrivare come lei sarebbe un grande sogno, ecco, quindi stiamo ancora con i piedi per terra, iniziamo un po' ad allenarci per cercare almeno di avvicinarci a quello che era lei, ecco. Ma ci riuscirai, ne sono convinta che anche tu ci darai tante soddisfazioni. Invece per i tuoi programmi futuri hai già qualche notizia? Quando riprenderai a gareggiare o comunque con gli allenamenti in pista con la nazionale? Sì, allora con la nazionale riprenderemo già da settimana prossima, e fortunatamente ci hanno dato il via libera per poter entrare nella pista di Montichiari. Questa è una grande fortuna per tutte noi. E dopodiché abbiamo il calendario delle corse su strada, ancora non ufficiale, però più o meno la bozza in grosso modo l'abbiamo, e ora i nostri due coach, quindi Giorgia e Ina, stanno mettendo giù il nostro calendario, quindi poi insomma, finito un allenamento pesante, soprattutto in pista, e diciamo che forse quello è uno dei trucchi, fra virgolette, per potersi migliorare sempre, per poter alzare l'asticella, ecco, spingersi sempre un po' oltre i propri limiti, quindi comunque soffrire in bicicletta, perché soffri quando hai male, e spingersi oltre, ecco. E poi capita, sì, di avere talmente tanto mal di gambe che fai fatica anche a vederci, ecco. Perché ti piace la bicicletta? Perché? Cos'è che è successo? Io sono un ciclo appassionato, ho avuto un attimo di lucidità sulle tre cime di Lavaredo pensando chi me lo fa fare. Poi è passata la lucidità, è tornata la pazzia. Ma diciamo che a me è sempre piaciuta l'adrenalina della corsa, quindi io amo correre, amo quello che ti trasmette la competizione, e più che in sé solo il gesto di andare in bicicletta, quello mi piace molto, mi piace godermi anche i miei panorami, però la cosa che io amo davvero di più è correre, gareggiare, e quell'adrenalina che ti viene prima della gara, ecco, quindi della competizione. Allora la lasciamo correre ancora, Rossella, e poi tu lo intervisti tu, Dario Broccardo? Sei sicura? Hai paura, no? Intervisti Dario Broccardo e poi lanci, naturalmente, il nostro Giovanni Danieli. Però prima sentiamo, vediamo lei correre e sentiamo Dario Broccardo, ok?
E ora ci troviamo qui con Dario Broccardo, che oltre ad essere il presidente del comitato provinciale della Federciclismo è anche il preparatore della nostra Letizia Paternoster. Dario, ma cos'è che rende le ovvio che un atleta che emerge a livello internazionale ha delle qualità, perciò si dice sempre che uno deve ringraziare il proprio DNA, perciò i propri genitori. Letizia ha in più quella che nel mondo dello sport si chiama la mentalità vincente, e cioè la capacità di trovare motivazioni, di inseguire un sogno, di avere un obiettivo e non mollare mai. E questo che poi, così in gergo, i corridori chiamano grinta, determinazione, capacità, e che sono quelle cose che io ho allenato tanti corridori e cioè, quando ho conosciuto Giovanni Lombardi, per dire, che aveva 17 anni, ho pensato dopo un po', dico, con questo voglio vincere le Olimpiadi. Cioè, sono quelle cose che vedi, ci sono atleti, non sono tantissimi, che hanno quel qualcosa in più, è proprio questa capacità, questa determinazione. Sono quegli atleti che quando c'è l'appuntamento importante, quanto più importante è l'appuntamento che devono affrontare. E invece i suoi limiti, se ne ha? Se io devo dire come allenatore qual è il suo, diciamo, difetto più importante, è quello che lei ogni giorno vorrebbe fare il massimo possibile, e se per caso un giorno, che non è pensabile che un corridore tutti i giorni dell'anno stia sempre bene, non è al 100% e fa un po' meno, ora comincia a preoccuparsi, perché lei, per lei ogni giorno deve fare il massimo possibile. Questo potrebbe costituire un limite, però da questo punto di vista, dopo un po' di tempo che lavoriamo insieme, siamo in sintonia e dico che non è più un problema neanche questo. Invece l'avvicinamento per un appuntamento importante come quello delle Olimpiadi, che può cambiare anche la vita di un atleta, come avviene dal punto di vista della preparazione? Ci sono mentale oltre che fisico per far sì che l'atleta arrivi al massimo delle sue potenzialità? Allora, il presupposto è che un atleta che affronta un'Olimpiade abbia la consapevolezza delle proprie possibilità concrete, non si può sognare una cosa impossibile. Io ho fatto 4 Olimpiadi come tecnico della nazionale, 2 con gli uomini e 2 con le donne, e penso di poter affermare che in qualunque specialità di cui vogliamo parlare, nella pista ancora più facile, ci sono molte meno variabili che non su strada, e se consideriamo i primi 5-6 atleti del mondo che possono aspirare ad andare sul podio alle Olimpiadi, io dico sempre che i 3 che prendono la medaglia non sono i 3 più forti rispetto agli altri 3, sono quelli che ci credono di più. E quello che prende la medaglia d'oro è quello che è partito da più lontano col suo sogno, è quello che ha più determinazione e più forza per poterci arrivare. Invece, Dario, sappiamo anche della differenza di età che c'è tra te e Letizia, e come avviene la comunicazione a fronte appunto di questo dato evidente, insomma, perché sappiamo che al giorno d'oggi magari i più giovani hanno un altro linguaggio, un altro modo di approcciarsi. Come lo gestisci? Ma da questo punto di vista, infatti, mi ha un po', diciamo, non sorpreso, un po' stupito Letizia, perché io ho sempre avuto un po' di difficoltà. Ho avuto più difficoltà a seguire gli juniors e categorie minori di ragazzi, perché il loro livello di motivazione è molto più fragile, più debole, più labile, cioè, è difficile trovare un atleta che abbia 19-20 anni e che abbia una prospettiva così alta, così importante e anche lontana nel tempo, come è successo nel suo caso. Per cui io penso che questa cosa che abbiamo in comune, di avere questa volontà assoluta di seguire un sogno, sia quello che ha collegato un po' il tutto. E poi soprattutto il fatto che, essendo un atleta che viene dalla pista, e gli atleti che vengono in pista, che sono abituati a allenarsi in pista, ad associare la loro sensazione di fatica con la prestazione cronometrica, con la potenza, con i watt che fai, non solo si trovano bene allenarsi così, ma abbinano così tanto bene queste due capacità, cioè l'intensità del lavoro che fai, la potenza, l'acido lattico che produci con le sensazioni di fatica, con la percezione che hanno, che potrebbe anche non esserci lo strumento un giorno, se dovessi fare un lavoro a 400-500 watt o una certa quantità di lavoro, una certa frequenza pedate, la sensazione è un po' come quando uno in macchina, a forza di vedere il cruscotto, si rende conto della velocità che fa. Se anche si spegne, vedendo il paesaggio che si muove, ti rendi conto che vai a 100 o a 50 all'ora, 60 all'ora. Perciò questa sua capacità, che è comune a tutti gli atleti che
la sensibilità. Sensibilità rispetto al proprio livello di sopportazione del dolore, che, perché l'allenamento e la fatica è uguale a dolore. Per cui questa è la cosa in comune che per me è un'abitudine, è una normalità di approccio verso l'allenamento dei corridori. Non con ben preciso, preferiscono, partono con un progetto, con un'idea, con un lavoro da fare, ma poi tornano a casa che hanno fatto la metà o il doppio. Nel suo caso questo avviene per fortuna, altrimenti sarebbe da preoccuparsi, ma avviene quando una tanto, e questo è un vantaggio anche questo. Ringraziamo il presidente Broccardo e ora ci gustiamo il servizio di Giovanni Danieli con Letizia Paternoster. Perdonami Letizia, guardami, secondo te io sono un giornalista, un artista, un giocoliere o un pazzo? Giocoliere. Un giocoliere? Sì. Potrei anche essere un pazzo. Perché due mele? Poi le mele ricordano sicuramente il terreno, il territorio dove tu sei nata. Sì, sono nata in Val di Non, a Clesso. Faccio un gesto, Chi sei? Qui metto la Letizia e qui metto la Paternoster. È colmato, guarda, lo spazio è colmato. Vediamo cosa c'è dentro questo spazio. Io so che tu sei abbastanza, hai fatto una maturità anche particolare, hai preso 82, sei brava, studiosa, quindi... Giovanni Pascoli, il fanciullino, giusto? Sì. Te lo ricordi un po'? Sì, ricordo. Come fanciulla, tra te e te, la fanciulla, qual è il momento in cui l'ascolti? Ma tutti i giorni l'ascolto, quando sono a casa, quando vado ad allenarmi. E cosa ti dice? Di fare le cose come le ho sempre fatte, di andare avanti per la mia strada e seguendo i miei sogni, come faccio fin da quando sono piccolina e come faccio tuttora. Quindi se la poesia non è un'invenzione ma è una scoperta, tu sei una scoperta. Secondo te un aggettivo che potrebbe appartenerti è presto? Ancora non lo so, è presto, penso, per dirlo, speriamo che ci sarà un aggettivo per identificarmi, perché vuol dire che avrò fatto davvero qualcosa. Potrebbe essere la poetessa. E vedremo. Una forma d'arte sportiva, di armonia fisica, di sensibilità espressiva, di etica. Vedremo, il tempo sicuramente darà la risposta. Tu sogni? Sì, molto, vivo sognando. Vivi sognando, quindi sì. Freud è un tuo vicino di casa. Quindi sogno di notte, sogno anche di giorno. Sono i sogni a farti raggiungere quello che vuoi. Però, se non sogni non penso arriverai mai da nessuna parte. Sei sempre, diciamo, molto razionale su questo tuo rispondere, sono i sogni, raggiungo i sogni. Io parlo di un sogno più profondo. Sogni di notte qualcosa che fa parte del tuo inconscio, te lo ricordi una mattina? Anche, dei giorni sì, dei giorni no. Sogni più importanti, sogni meno importanti. Vabbè, per esempio, io penso che tutti abbiamo un sogno dell'inconscio della nostra infanzia ricorrente. Un tuo, c'è uno tuo? Ma ho sempre sognato cose a livello
sportivo che ho sempre sognato, sì, delle volte succedeva vincere un mondiale quando ero piccolina. Ma questo anche proprio in fase REM? Sì, sogno. La notte mi alzavo, io me lo ricordavo la mattina. E quindi tu sei proprio, allora, sei una predestinata totale, perché anche Freud l'ha detto. Non so cosa abbia detto. Secondo me tu sei una bella, come dire, una bella birichina quando c'è da far festa. Sì, sicuramente, mi piace anche far festa, baraonda, sì. Non sono una che si tira indietro, ecco. Ma tipo una festa tipo... Una festa... In che senso il mio limite? Un po' sull'ebbrezza, su... Ah, ma sì, mi so dare un limite sicuramente, e poi chiaramente sono una con la testa sulle spalle anche là, ecco. Senti, il buio cos'è per te? Non mi piace il buio. Non ti piace? Non mi piace sul... la lucetta. Invece... storia, non è una cosa che mi piace. Ti gira attorno qualche volta? Ma soprattutto nel mondo del ciclismo è normale, penso, incontrarla, come tutti nella propria vita, chi nel mondo del lavoro, cosa che magari io ancora non ho affrontato, però sicuramente nel ciclismo c'è, come penso in genere nella vita di come tutti. Come ti difendi dalla malizia? Ma guarda avanti. Fuori di Rocky Balboa, cos'è per te? È sempre stato il mio film preferito, Rocky Balboa, e l'ho sempre visto fin da piccolina, e mi piace la tenacia, l'emozione che dà quel film, il come fa arrivare al successo, quindi dando il 100% e spendendosi... Quel tipo di sofferenza, di certo, sacrificio, il sacrificio di che... umiltà, sì. Quello in cui tu ti conosci. Sì, un po' mi ci rivedo, ecco. Ok. Sei una rocchina, balboina. Mamma esuberante? Sì, molto. Come fai a contenerla? Con il tempo ho imparato anche a saperla prendere, ecco. No, mamma ha un cuore d'oro però. Molto esuberante, ma con un cuore d'oro. Vabbè, poi anche lei, voglio dire, è in un parterre, diciamo, nuovo, no? D'altronde... Sì, diciamo che... Anche i riflettori, poi bene o male, arrivano di conseguenza anche... Ecco, una cosa che a mia mamma proprio non piace. Cosa ti suscita questa canzone qua? Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma sinceramente il ricordo più recente, ecco, visto... Mi fa piacere, sì, che hai visto la casa di carta, anche perché mia figlia Carolina ne è diventata matta. È molto bella, guarda, sì. È una tua fan. No. Perché una mattina ho trovato l'invasore, oggi abbiamo un invasore, no? Che è questo maledetto virus. Sì. Quindi la resilienza, quindi questa è la canzone della resistenza, ecco perché volevo capire questo aspetto della tua resilienza e resistenza ora. Sì, sicuramente abbiamo passato un periodo molto critico, soprattutto stare in casa, in quarantena, da sola così tanto tempo, è un po', diciamo, ma sicuramente dato tanto, ma allo stesso tempo è stata dura, ecco. Non vedere nessuno, sentire i miei genitori per molto tempo tramite un telefono e quindi non poter uscire ad allenarsi, quindi perdere anche del tempo per crescere. E là per là comunque è stata dura, poi chiaramente non sono questi i problemi, le cose difficili della vita, ecco, chi è andato incontro a questa malattia sicuramente lui potrà dire cos'è stato questo periodo.
quando prendi una decisione tra, tra testa, cuore e pancia, il binomio che usi di più? Testa, cuore e pancia? No, un binomio. Ah, un binomio. Il binomio. Cuore, testa, pancia. È un trinomio questo. Cuore, testa. No, cuore, testa. Cuore, testa? Sì. Sai che la pancia è la parte più sensibile? È quella più sì, istintiva. Sì, però penso che... Beh, io sono una molto istintiva. Tu hai un istinto, tra virgolette, animale molto, molto intenso, molto... Sì, sono una generalmente molto istintiva, ecco. Però diciamo che principalmente sangue al cuore, poi... E quella è la tua forza. Ho imparato, sì, sicuramente, penso di sì. Il tuo rapporto col cibo, mi piacerebbe sapere se c'è un alimento in cui ti identifichi. E a me piacciono tanto i dolci, sono più una da dolce che da salato in questo momento. Qual è? Delle volte sono molto sensibile, anche se magari non si direbbe. No, allora, in questa intervista devo essere sincero, cioè... un filtro c'è, nel senso che si vede che sei abituata a stare davanti alle telecamere, ai riflettori e quant'altro. Penso che tu hai una sfera molto più intima dentro la quale condividi e ti lasci veramente a briglie sciolte. Ok. Hai dovuto difenderti da me? No, 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 ci mancherebbe. Va bene, grazie Letizia. Io a questo punto innanzitutto devo dirti grazie veramente che ti ammiro, ti ammiriamo. Hai delle grazie. Fan giovanissime. E dai. Penso che tu sia veramente un... icona di donna, sia una proiezione e di grande quella belle di parole. Cui abbiamo tanto bisogno adesso, e quindi adesso lasciamo la speranza che la mia Rossella Calovi mi dia l'allenamento giusto per riuscire a buttare giù queste benedette chili. Grazie Letizia. Ciao, grazie a voi. Rossella, ciao. Amici di Biciclissima, oggi volevo approfittare della presenza di Dario Broccardo nelle sue vesti di preparatore per parlare con lui della differenza tra il monitoraggio dell'allenamento attraverso il cardiofrequenzimetro piuttosto che col misuratore di potenza. Beh, considerando che adesso anche un buon numero di cicloamatori si sono dotati di Garmin o comunque di misuratore di potenza, anche per poter sfruttare in questi due mesi le varie piattaforme che consentono di sfidarsi anche a distanza, e per cui non sono soltanto i corridori professionisti o gli atleti di alto livello che hanno la possibilità di avere che in realtà la frequenza cardiaca che noi misuriamo come indicatore dell'intensità metabolica, partendo dal presupposto che sforzi sopra la soglia, cioè ad alta velocità, in tutte le attività sotto la soglia c'è corrispondenza fra l'intensità metabolica, cioè se andiamo a 10, 15, 20, 25, 30 all'ora, e la frequenza cardiaca, per cui se noi andiamo in bicicletta a una certa velocità vediamo che la nostra frequenza cardiaca corrisponde ad una velocità in assenza di vento, e se noi aumentiamo un pochettino la velocità aumenta conseguentemente anche la frequenza cardiaca. Se avessimo anche un misuratore di potenza vedremo che parallelamente la potenza aumenta con l'aumentare della velocità, per cui quali sono le differenze in realtà? Il misuratore di potenza misura esattamente quanta forza per quante pedalate, perciò rapporta il numero delle pedalate e la forza per ogni singola pedalata e trasforma questa energia misurata
e corrisponde a una certa percentuale della nostra massima frequenza cardiaca. Andando avanti, se noi superiamo questa velocità o superiamo questa intensità metabolica, ci accorgiamo che la frequenza cardiaca non è che viene detto parallelamente, cioè se noi partiamo, andiamo a 10 km all'ora e l'esamo, supponiamo 150 watt, e la frequenza cardiaca, per semplificare, facciamo 120 di frequenza cardiaca, se noi aumentiamo rapidamente la velocità aumenta, la potenza aumenta, la frequenza cardiaca arriva con un certo ritardo, per cui arriva un po' dopo. Per cui in realtà tutte le volte che noi andiamo a velocità e a potenza costante, sia in pianura che in salita, c'è corrispondenza, diciamo quasi in tempo reale, se noi aumentiamo gradualmente la velocità, come quando si va normalmente ad allenarsi, senza fare variazioni rapide, c'è corrispondenza fra velocità in pianura, potenza e frequenza cardiaca. Tutte le volte che facciamo variazioni brevi o accelerazioni rapide, la frequenza cardiaca arriva in ritardo. Per cui c'è solo da sapere questo. In realtà, quelle che contano alla fine per chi va in bicicletta è aver collegato le sue sensazioni di fatica, che sono quelle che corrispondono all'effetto che produce l'allenamento che uno sta facendo. La potenza ci dice l'intensità a cui andiamo, la frequenza cardiaca ci dice a quanto il nostro cuore sta pompando, ma la nostra percezione di fatica, cioè per quanto tempo posso mantenere questa intensità, che può essere 5 minuti, 4 minuti, 10 minuti, mezz'ora, con l'allenamento, con i principi fondamentali che sono la gradualità e la progressività, riusciamo a tenere potenze più elevate, perciò velocità più elevate. Questo significa che il nostro organismo ha risposto allo stimolo allenante con quello che si chiama con l'adattamento, si è adattato a reagire meglio, per cui è sempre più efficiente. E a proposito di gradualità, è quello che un po' adesso dobbiamo stare attenti, ora che abbiamo il via libera, che possiamo andare ad allenarci sulle strade. Dario, puoi darci qualche semplice consiglio da seguire per tutti gli appassionati ora che riprendiamo gli allenamenti outdoor? Prima cosa che succede quando si va su strada, c'è quasi una disabitudine all'andamento un pochettino più easy che si ha pedalando su strada, e d'altra parte sicuramente avendo fatto comunque delle sedute anche magari tutti i giorni, ma di un'oretta, un'oretta e un quarto sul ciclomulino, su strada la voglia che viene è quella di fare le 2-3 ore, di farsi una bella passeggiata anche a intensità modesta. Però io, quelli che ho sentito che hanno cominciato, compreso il sottoscritto, la prima cosa che ognuno si accorge, indipendentemente dall'età, anche gli atleti di alto livello, è quasi come se mancasse il fiato, cioè manca l'abitudine a mantenere anche intensità modeste per più di un'ora, un'ora e mezza. Di conseguenza la cosa più importante è considerare proprio questa gradualità che si deve rimpostare, come se si iniziasse la stagione quasi da zero, nel senso che bisogna veramente gradualmente puntare semplicemente intanto non iniziare a fare lavori di qualità, perché veramente i tempi di recupero sono ridotti, siamo tornati indietro nella nostra preparazione. Anche questa puntata di Biciclissima con la nostra bellissima e fortissima campionessa Letizia Paternoster è finita. Noi vi ringraziamo e vi aspettiamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento di Biciclissima. In collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Bicigrid Faedo, Patrick Bike, Assicurazioni Generali, Agenzia Generale di Cless, Garmin Tax, Bemer Italia.